La vita ha avuto inizio nell'acqua e non può esistere senza di essa. Il territorio italiano si presenta ricco di acqua dolce, ma altrettanta scorre sotto i nostri piedi. È l'acqua sotterranea. Nell'immaginario collettivo, questa viaggia in misteriosi fiumi ipogei, come accade nelle grotte carsiche. In realtà, l'acqua sotterranea, che costituisce il 25% dell'acqua dolce globale, circola prevalentemente nei pori e lungo le fratture delle rocce e dei terreni, che diventano autentici serbatoi, chiamati acquiferi o falde acquifere. Questi agiscono come filtri naturali, trattenendo particelle e batteri. In Italia, l'84% dell'acqua che esce dai nostri rubinetti è acqua sotterranea. Questa, estratta attraverso pozzi o captata in corrispondenza di una sorgente, costituisce una risorsa essenziale per oltre 59 milioni di italiani ogni singolo giorno, dall'uso agricolo e industriale al fabbisogno di grandi città e piccole comunità rurali. Gli episodi di siccità, sempre più frequenti, hanno un impatto evidente sulle acque di superficie, ma gli acquiferi italiani, pur risentendo del fenomeno, si rinnovano annualmente e possono contare su riserve accumulate negli anni precedenti grazie a piogge, fiumi e allo scioglimento delle nevi. Il continuo movimento dell'acqua sotto il nostro suolo rende difficile il suo controllo. In Italia, attraverso gli oltre 700 pozzi di monitoraggio distribuiti nelle varie regioni, si registra il livello della falda acquifera e altri parametri che aiutano gli idrogeologi a comprendere la quantità e la qualità delle acque sotterranee. Questo lavoro di analisi è essenziale per prendere le importanti decisioni che impattano su tutti noi e sulla nostra vita. La vita ha avuto inizio dall'acqua e dall'acqua inizia la nostra ricerca.